num la gisale lay awale ñun la mbolo moy doole mbolo moy doole quasi abbiamo visto 15 anni dentro pure una camera e lui sì proprio metà fratello sì è una cugina mio amico proprio sì sorridente una persona brava qui non si arrabbia mai io non ho mai visto nella vita una persona come lui solo io ogni tanto li cerco a farli arrabbiare Adesso vogliamo giustizia che deve fare un atto dei barbari a Roma devono finire questo non è il momento adesso siamo al 21esimo secolo una cosa del genere succede ancora qua a Roma una cosa da vergognarsi noi rubiamo, noi spacciamo, noi facciamo altre cose che di male e allora ora ci seguono con i motorini ci danno i bastoni ci maltrattano allora quello che chiediamo al sindaco quel squadro che è chiamato di maggio è da sospendere non vuole nulla, nulla, nulla. Una settimana fa. Come è successo? Con è scappato con un motorino borghese. Però è scappato e è caduto. La caccia agli ambulanti va avanti da mesi e ci ricordiamo bene. C'è stato un assessore di questa giunta che portava i giornalisti e le telecamere a dare la caccia agli ambulanti per dimostrare che a Roma bisogna fare pulizia. La pulizia che va fatta è quella di mandare via i razzisti dalle nostre vie. La Polizia Municipale ieri ha postato una foto con diciamo, il bottino, con le borse sequestrate nell'operazione, senza fare alcun cenno alla morte. Ma è vergognoso, cosa c'entra una borsa sequestrata rispetto a un lavoratore che ha lasciato la vita lì sul suo posto di lavoro? Qui parliamo di una persona che in Senegal ha la sua famiglia, si è privato di tutto pur di poter trovare qualcosa per garantire a se stesso e anche alla sua famiglia una possibilità di vita. Posso prendere la roba? Noi non dite niente. Anche non portare a caserne del poliziotto, noi non dite niente. Ma sempre motorino non posso scappare con le gente. Perché motorino non posso scappare con le gente dopo non fa male.